Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, qui come sempre Angel 3 Dark 3, Welcome in the Dark, sempre sull'angolo dell'unboxing con un altro video acquisti. Questo è il primo video unboxing speciale in 4K, quindi voglio che spolliciate qui sotto e mi scrivete un sacco di commenti sulla qualità del video, sull'audio, come si sente, come si vede. Mi raccomando, voglio un vostro feedback dopo che ho fatto una spesa, diciamo così, ampia per il mio canale. Magari più in là ci scapperà un microfono e un'altra videocamera, magari più performante di questa qui. Quindi spolliciate, iscrivetevi e commentate sempre, ve lo ricordo. Quindi partiamo subito per questo unboxing veramente speciale natalizio, perché ormai manca veramente poco. Come potete vedere siamo il 21/12/2016 e sono le 14:21. Se vedete la data sbagliata lì è perché si è resettata nel video, pazienza. Comunque, primo pacco in arrivo da Amazon. Eccolo qua. Sto parlando del mitico gioco dei Level 5 Ni No Kuni, in versione Essential l'ho trovato, però a 19 euro, spedizione gratuita, nuovo, non ho saputo resistere. Non l'ho presa al tempo, volevo prendere l'edizione da collezione, non lo trovavo e adesso ho approfittato per recuperarlo. Ottimo, veramente un ottimo titolo. Adesso lo apro, faccio vedere il contenuto. Allora, i video in 4K devo dire sono buoni, ottimi, stanno riuscendo veramente bene. Ho fatto diverse prove, l'unica pecca è la mia connessione a internet, che attualmente non è in formato fibra, la devo ancora attivare. E niente, bello vedere il manuale, c'è standard, però il gioco in versione essential, pazienza. Spero che cambi solo l'estetica e nient'altro. Alla fine è il gioco che conta, no? Siamo qua. Poi altro pacco sempre da Amazon, sto approfittando del Prime. Ho preso JoJo Bizzarre Avventure Eye of Heaven, gli occhi sul paradiso dovrebbe essere. Eccolo qui, lo cedo in tutto il suo splendore. Preso a 24 euro su Amazon, arrivato in versione francese, però tanto non fa niente perché il gioco poi alla fine è multilingua, quindi anche giocandolo è tutto sottotitolato, i menu tutto quanto in italiano, quindi non vi preoccupate. C'è adesso attualmente a 34 euro la versione italiana sia su Amazon che su GameStop. Comunque non glieli avrei spesi questi soldi in più, per 24 euro gli sto dando una chance, apposta l'ho preso in versione straniera, perché come sapete non compro mai giochi in versione straniera, ma sapendo che questo era un gioco che anche stesso non era tutto in italiano, ho detto faccio un'eccezione. Poi a 24 euro spedito. Dei DLC bonus, intanto mi incarto, c'è per sbloccare punti VIP. Questo è il disco di gioco. E andiamo avanti. Altro acquisto dal GS, preso dal GameStop. Forza Horizon 3, mitico gioco di auto per Xbox One. Ecco qua. Questo non lo apro, tanto non c'è nulla all'interno, solo il disco di gioco. Ve lo metto qua. Andiamo in velocità perché veramente i video in 4K prendono troppa memoria, se no non riesco più a caricarlo. Allora, altro acquisto fatto al GameStop. Sono due acquisti. Questa cartaccia e troviamo Among the Sleep, un gioco indie horror. L'avevo provato diciamo sul computer, sul PC, mi era piaciuto e l'ho voluto prendere in italiano, una custodia multilingua.
sempre della Sodesco, la stessa casa produttrice che ha portato Nero su PlayStation 4. Che dire, una figata, lo proverò, forse ci farò anche video gameplay sul canale. Magari ditemi nei commenti come vi sembra e se volete qualche video gameplay ve lo porto. E poi il mitico gioco Darksider, rimasterizzato su PS4 a 60 frame al secondo, la War Mastered Edition. Lo vedete così mezzo spacchettato perché l'ho voluto controllare io appena mi è arrivato, perché il dischetto era uscito dalla custodia. Però è nuovo, impacchettato. Quindi qua già siamo a quota 1, 2, 3, 4, 5 giochi. Uno per PS3, uno per PS4, 3 per PS4 e uno per Xbox One. Questi qua. Andiamo con l'ultimo, che poi mi deve arrivare altri passi, ma sarò dei video dedicati. Allora, un altro pacco qua urgente, urgentissimo, anzi ce l'ha scritto di sopra. Questo lo volevo prendere al GameStop perché c'era un bel prezzo, ma non me l'hanno voluto vendere. Non so perché. Ogni volta dicevano che non era disponibile, quando in realtà era disponibile. Se io compravo la console era disponibile. Se io volevo solo il disco, no. Allora, che mi hanno fatto qua? Il pacco bomba, pacco regalo. Allora, un sacco di cartacce. L'avrà messo il gioco o no? Raggio, carta. Ah no, c'è, un colpo mi era preso. E ho preso a 27 euro, stava a 14 al GameStop. Ecco qua, potete vedere lo prezzo. 27 euro totale. Darksider 2 Definitive Edition, in italiano stavolta. Lo stavo prendendo su Amazon che era in inglese, come potete vedere qui in alto c'è la bandierina italiana. Eccolo qua, rimasterizzato con tutti i contenuti aggiuntivi, tutti i DLC. Intanto mi se ne va la camera, ok. Eccolo qua. Questi erano tutto, diciamo, tutti i video acquisti, tutti gli acquisti che ho fatto per questo video acquisti. Come sempre io vi ricordo, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, un commentino in basso, un'iscrizione, e ditemi se conviene che continui così a fare video in 4K, anche se mi costano veramente molta fatica e molto tempo per caricarli. Quindi se volete solo il full HD sarebbe ottima come cosa, per me verrebbe veramente meglio anche a montarli. Se no vado in 4K, però dovrete attendere sempre molto di più per i video, per il montaggio. Comunque questi erano tutti gli acquisti che ho fatto per, diciamo, inizio Natale e forse fine Natale, però forse, come detto, mi dovrebbe arrivare anche qualcos'altra cosa, ma farò video a parte. E niente, lasciandovi vi lascio con un saluto, un augurio di un buon Natale, festeggiatelo con i propri parenti, un augurio di buone feste e niente. Ciao e alla prossima!